Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. È stata inaugurata oggi la seconda mostra di presepi dal titolo Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Previsti intrattenimenti e degustazioni. La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio prossimo al Palazzo di Città a Gela. L'ingresso è libero. Camminata per la pace in memoria dei gelesi morti per patologie tumorali è l'iniziativa promossa dal Comitato Camminatori Gelesi, appassionati di uno sport amatoriale a metà tra la podistica e la camminata. Nato negli Stati Uniti nella metà degli anni 90, è arrivato anche in Italia. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 9 in Piazza della Pace a Lungomare, con destinazione al Parco di Montelungo. Continua nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela fino al 20 dicembre la mostra d'arte contemporanea mediterranea al cura di Salvatore Parlagreco. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia, lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Cisana. A Gela il 6 gennaio presso la piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10 oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni. I thought I'd take